Ariano, nuova edizione del TG Web 22 febbraio 2022, ben ritrovati. Covid, ok alla quarta dose di vaccino dal 1 marzo per i soggetti fragili. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha precisato che bisogna continuare a vaccinare, sperando che se ci sono ancora persone esitanti, queste abbiano compreso l'importanza del vaccino. Secondo il ministro Speranza, a marzo partirà la quarta dose per gli immunocompromessi a 120 giorni dalla dose precedente, ma bisognerà valutare poi il richiamo per tutti dopo l'estate, ha dichiarato. Ariano, radioterapia al frangipane, c'è l'ok del Ministero. Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta presentata dalla Regione Campania e quindi ha finanziato il progetto esecutivo per l'attivazione della radioterapia presso il frangipane di Ariano. Ne ha dato notizia l'ASL di Avellino attraverso una nota. L'intervento rientra nell'ambito del programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Nei prossimi giorni verranno messe in campo tutte le azioni al fine di concludere velocemente le procedure per l'affidamento dei lavori. L'obiettivo è completare l'intervento in tempi celeri, ha fatto sapere il direttore generale dell'ASL. E proprio sulla radioterapia e la programmazione sanitaria c'è una nota del dottor Vittorio Melito. Ad un mese esatto dalle considerazioni sulla questione della radioterapia, la nota del dottor Vittorio Melito, magistrato ed ex sindaco di Ariano. Giunge ora la notizia dell'approvazione ministeriale, si continua a parlare genericamente di tempi celeri, ha detto Melito, ma si chiede se esiste un preciso cronoprogramma che sfoci finalmente nella piena funzionalità del servizio. Non va trascurato che essa sarà, piena e garantita anche in caso di cattivo funzionamento se si coglierà l'opportunità di affiancare un secondo acceleratore lineare con i fondi del PNRR, come recentemente segnalato, ha continuato Melito. Intanto l'azienda ospedaliera di Benevento ha approvato un organico piano triennale di opere pubbliche che prevede un investimento di 63 milioni di euro. Melito si chiede qual è invece la programmazione irpina. Cronaca, criminalità ai Roma, anche in Irpinia trova terreno fertile. Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato San Martino e Cervinara, il procuratore Domenico Airoma sull'emergenza criminalità in Valle Caudina ha evidenziato due aspetti. Prima quello positivo, tante volte mi sono lamentato, ha detto, per l'assenza di collaborazione. Questa volta invece c'è stata una grande risposta di cittadini e forze di polizia. Il procuratore poi è passato al lato negativo. La criminalità organizzata, ha osservato, non è una sventura che piove per caso dal cielo. Se ha attaccato anche l'Irpinia, significa che ha trovato terreno fertile. Certo, la camorra in Irpinia non ha la stessa virulenza del napoletano, ma proprio per questo richiede un contrasto ancora più forte, ha concluso. Mercogliano, investita e uccisa da un'auto. Ore di dolore per la nostra comunità. Così il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, ha commentato la tragedia avvenuta ieri sera a Mercogliano. A perdere la vita la dottoressa Lucia Furno, 68 anni, medico di base di Sant'Angelo a Scala, con studio proprio a Mercogliano. Investita in via Ramiro Marconi da un automobilista che non si è neppure fermato per prestare soccorso sul posto. L'intervento immediato dei carabinieri, della locale stazione e del personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso. Sta adesso ai militari stabilire l'esatta dinamica e accertare la responsabilità per l'accaduto. Passiamo allo sport. Calcio, Leo Di Martino convocato per Latina Avellino. Ancora una chiamata dalla prima squadra per Leo Di Martino, il giovane calciatore arianese aggregato da mister Gautieri per l'impegno dei biancoverdi di questa sera sul campo del Latina. Il match è valido per la 28esima giornata del girone C del campionato di Serie C e il calcio d'inizio è in programma per le ore 21. Over 35, risultati della 18esima giornata. Sono scese ieri sera in campo le squadre dell'Over 35 per i match della 18esima giornata di campionato Over 35 Farmacia d'Amico 2021-2022.
I risultati: Camporeale Pasteni 3-2, Cerreto Orneta 1-1, Valle Luogo Cardito 4-5, San Liberatore Martiri 6-5. Santa Barbara Difesa Grande 0-3, Orneta Cerreto 1-1, Guardia Accoli 4-3, Tranesi San Rocco 4-3. In classifica a comandare sempre Valle Luogo con 7 punti di vantaggio su Accoli. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la cortese attenzione e appuntamento alla prossima edizione.